È il momento chiave della stagione. Da sempre a marzo è così. Di fronte Cittadella e Pescara per entrambe sarà più o meno emergenza. Biancazzurri privi di Marras, Balzano, che tuttavia rientrerà col Cosenza, Brugman, Campagnaro, Canutè e Elisalde. Torna del grosso, Gravion in coppia con Scognamiglio. Sottil la novità sostanziale. Tra le linee sarà il vice Marras alle spalle di Monachello e dell'ex Leonardo Mancuso. Prima da titolare dunque per il classe 99 in prestito dalla Fiorentina, che in fase di non possesso prenderà in consegna l'immarcescibile Iori, classe 82, regista e mente dell'11 di Venturato. Pillon. Tu devi essere a 2000 all'ora, recuperare la palla, fare quei movimenti che proviamo in allenamento nella fase difensiva, soprattutto perché loro hanno un giocatore come Iori che è molto bravo nella fase di impostazione gioco, è quello che dà i tempi alla squadra. Un altro giocatore chiave della squadra di Venturato è Schenetti, che si muove benissimo tra le linee, poi insomma sa calciare nell'uno contro uno, può essere anche devastante. Sappiamo come andare a parare, è chiaro che è un giocatore che poi non ti dà un grande riferimento, perché lui si sposta continuamente. Recupero altissimo del pallone, ritmo, intensità. Tra l'altro ha meritato alla grande la vittoria perché ha sbloccato il punteggio, avrebbe potuto anche raddoppiare nel primo tempo, ha rischiato qualcosa negli ultimi 15-20 minuti, ma soprattutto per un forcing, diciamo, volenteroso dei lombardi, solo un errore di Paleari che poi ha rimediato su Torre Grosso. Insomma, una grande squadra, probabilmente la squadra che gioca meglio, è d'accordo? È una delle squadre che gioca meglio, diciamo che sono anche anni che giocano con quel sistema di gioco, me lo ricordo ancora quando ero in C. Quando io ero a Padova giocava nello stesso identico modo con l'ossatura della squadra quella, perciò giocano a memoria. E poi è una squadra che ormai si è consolidata in questo campionato, che è una, secondo me, delle squadre più importanti da questo punto di vista. Sappiamo cosa ci aspetta, non dobbiamo perdere palle in uscita perché loro sono assatanati nel recupero palla e nel ripartire in tanti uomini. Perciò dovremmo stare molto attenti nelle uscite di gioco e al loro ritmo, alla loro aggressività, che è la loro arma migliore. Pescara, visto nei primi 15 minuti del secondo tempo con lo Spezia, a me è piaciuto tantissimo. A proposito del recupero alto del pallone, potrebbe essere questo il piano partita? Sì, può essere uno dei piani, ma soprattutto non dobbiamo mollare una palla, nel senso che quelli sono proprio bravi in questo, perciò noi sul piano del ritmo, dell'aggressività, della pressione dobbiamo viaggiare a pari livello con loro, sennò diventa una partita difficile. È chiaro che fuori casa devi tirare fuori dei punti, non c'è niente da fare se vuoi ambire ai playoff come adesso stiamo puntando. Poi se vuoi ambire a qualcosa più importante è chiaro che devi fare qualche vittoria fuori casa, non c'è niente da fare. Adesso siamo arrivati nel momento chiave del campionato, questo sì. Ma non solo per noi, per tutte le squadre, sia che sono giù, sia che sono su. Adesso è il momento chiave. Dall'altra parte fuori per infortunio Ghiringhelli, Scappini, Rizzo e Pasa. Causa squalifica Frare e Settembrini. Il probabile 11, Paleari, Trepali, Cancellotti, Drudi, Adorni e Benedetti in difesa. Centrocampo Proia, Iori e Branca. Mezzala di qualità, già le dipendenze di Pillon nell'Alessandria. Schenetti nella terra di nessuno a ridosso di Moncini e Finotto, che firmò il blitz veneto l'adriatico Giovanni Cornacchia lo scorso 27 ottobre. Cittadella nono in classifica, fuori dai playoff ma in forte ascesa. Ha travolto il Lecce 4-1 prima del riposo e soprattutto ha sbancato il Rigamonti di Brescia nell'ultimo turno di campionato. Migliore difesa del torneo con 23 reti al pari del Palermo. 28 invece i gol realizzati, non tantissimi, di cui però 23 al tombolato. Così Roberto Venturato, bestia nera della Pescara, 3 vittorie nelle ultime 3 sfide. Sicuramente in questo periodo è una squadra che al di là della partita di Benevento in cui hanno mancato l'obiettivo di portare a casa punti, è una squadra che sta facendo punti con molta concretezza e con una buona qualità, quindi sappiamo di affrontare una squadra molto forte indipendentemente dal modulo, che sa venirti a aggredire ma che sa anche ripartire in modo molto feroce, attento, quindi
dobbiamo essere molto bravi, a, soprattutto da parte nostra, a saper interpretare la partita e saperla vivere nel modo giusto. Se partiamo pensando alla partita di Brescia domani, sicuramente non abbiamo l'atteggiamento e la capacità di andare a affrontare una squadra come Pescara, che è altrettanto forte come Brescia, con qualità diverse, ma con giocatori molto bravi, un'identità di stare in, nel modo di stare in campo, che ha sicuramente dimostrato in modo concreto di essere molto concreto e molto bravo nel saper sfruttare le qualità che hanno i calciatori. In generale il Pescara non batte il Cittadella dal 9 novembre 2013. Allenatore Pasquale Marino, nelle immagini il gol di Antonino Ragusa al tombolato. Quindi un solo pareggio all'Adriatico nel match di ritorno e appunto 3 KO. Pillon, originario di Preganzial, torna di fatto a casa. Per questo tanti amici e parenti da accontentare. C'ho un po' di gente che viene, sì. Sono 30 km da casa mia, chiaramente gli amici, i parenti e tutto. Se ne va l'intero stipendio mensile.